un saluto agli spettatori di Pavia Play. Ce l'abbiamo fatta. Oggi alle 18 riusciamo a fare la presentazione ufficiale del manifesto intitolato Io il bullismo lo vedo così. È un progetto chiaramente che termina con questo manifesto, che sarà un manifesto 6x3, che dal 22 di giugno sarà visibile a Pavia, in Viale Partigiani, ma il progetto è partito a settembre, all'inizio delle scuole. Abbiamo coinvolto le scuole sia di Pavia, le scuole medie sia di Pavia, che le scuole medie del comune intorno a Pavia. Quindi partecipazione molto vasta. Cosa molto importante e soddisfacente è che, come è nella filosofia di Helpis, cerchiamo sempre di coinvolgere gli studenti e di rendere gli studenti partecipi di quello che facciamo. Anche in questo caso la realizzazione di questo manifesto è stata fatta come fosse un puzzle, dove ogni scuola ha realizzato un pezzetto di questo puzzle. Il progetto è un progetto ideato da Helpis Onlus in collaborazione con il Consorzio Sociale Pavese e con il Comune di Pavia, il settore servizi sociali. Quindi che dire, che nonostante il coronavirus, che chiaramente ha modificato quello che era il progetto originale, doveva avere un finale diverso, però le scuole sono riuscite a portare a termine quello che era il loro compito assegnato, nonostante i mille impegni. Di questo ringrazio ovviamente le professoresse coinvolte, e quindi nonostante il coronavirus il manifesto ci sarà e il manifesto è stato realizzato. Come dicevo prima, le insegnanti hanno detto che i ragazzi sono stati veramente contenti di partecipare e di fare qualcosa loro. Questo è un po' il leitmotiv che esce dai commenti sentiti degli insegnanti. Questo non ci fa altro che essere contenti, perché quando uno sente una cosa sua sicuramente poi ci mette più impegno per mantenere quello che ha fatto o quello che ha scritto. Quindi direi, allora, primo appuntamento oggi alle 18 per la presentazione ufficiale alla presenza del sindaco Fabrizio Fracassi, dell'assessore Anna Zuccone al settore servizi sociali, ci sarà il dirigente dell'ICCAVUR Stefano Gorla e tantissimi altri insegnanti che sono state poi, ecco, le pedine che hanno aiutato alla realizzazione del progetto. Ci rivediamo poi col manifesto, per cui chi volesse si faccia un po' di selfie sotto il manifesto, è un 6x3, per cui non potete dire che non lo vedete in Viale Partigiani, e direi che se i lavori si fanno così, coinvolgendo i ragazzi, i lavori poi escono veramente belli. Ovviamente vi lascio la sorpresa su come sarà il manifesto, dobbiamo aspettare di vederlo in anteprima. Grazie. Io direi che ringrazio anche Pavia Play, che a questo punto sta iniziando una nuova attività, e faccio in bocca al lupo anche a Pavia Play. A presto, perché ci vediamo.